nuova edizione di Neve Azzurra. Siamo qui naturalmente a Roccaraso, Altosangro e Roccaraso, che dunque recuperano, riacquistano una centralità nel dibattito politico non solo di Forza Italia e del centrodestra, ma del dibattito politico in generale. Questo evento ha sempre caratterizzato l'inizio ufficiale della ripresa anche dell'informazione del dibattito dopo le festività di ogni anno, e dunque torniamo di grande attualità a cimentarci poi, lo vedremo nel corso degli appuntamenti che sono previsti, torneremo a cimentarci sui grandi temi e sulle grandi questioni della politica nazionale, come dirà più avanti nell'appresso il nostro presidente regionale del partito Nazario Pagano. Ci occuperemo di tante cose, dalla riforma del sistema elettorale, dalle riforme costituzionali, dal dibattito corollario sulle coalizioni, dalla crisi economica, dalla nuova identità del centrodestra in bilico tra partito e movimento. Tanti temi interessanti che animeranno queste tre giornate. Dobbiamo andare rapidamente, io direi subito innanzitutto nel sottolineare come questo territorio ha voluto fortemente questa manifestazione. Queste istanze di partecipazione, queste istanze di discussione sono state raccolte con grande rapidità dal Presidente regionale e oggi siamo qui dunque a celebrare questa nuova edizione di Neve Azzurra. Un'analisi della situazione politica attuale con un occhio di riguardo alla tragedia avvenuta in Francia. Sono vaste le tematiche di Neve Azzurra, la kermesse di Forza Italia riproposta a Roccaraso a distanza di 5 anni. Il Presidente regionale degli Azzurri, Nazario Pagano, ha spiegato che si tratta di giornate di confronto e approfondimento con lo spirito di rilanciare la politica di Forza Italia e del centrodestra in generale. Non è facile però riavvicinare i cittadini alla politica. Una presenza di pubblico non certo numerosa alla prima giornata di Neve Azzurra dimostra la disaffezione della gente verso la politica. Ne è consapevole il presidente Pagano, che ha riconosciuto come il centrodestra stia vivendo una fase difficile, ma sono convinto, ha detto, che torneremo prima forza politica in Italia. Torna a distanza di anni Neve Azzurra, Nazario Pagano, un appuntamento che mancava alla nostra regione, un appuntamento che adesso servirà per fare il punto della situazione all'interno del partito e all'interno della coalizione di centrodestra. Innanzitutto le chiedo qual è lo stato di salute di Forza Italia in Abruzzo. Ma lo stato di salute è di un partito che è rinato da pochi mesi, che adesso si sta organizzando, e questo evento, questa manifestazione sulle nevi di Roccaraso intende rilanciare l'iniziativa politica di Forza Italia, organizzandola anche meglio, ma soprattutto lanciandola, perché diciamocelo francamente, noi in questi mesi che la stiamo organizzando Forza Italia, è giusto che da qui riparta non solo l'organizzazione del partito a livello regionale, ma soprattutto si, come dire, ponga l'Abruzzo al centro del dibattito politico nazionale del centrodestra di Forza Italia, tant'è che qui verranno tutti i big nazionali del partito, discuteremo con loro di temi fondamentali per il futuro del paese, per il futuro degli italiani. Cosa risponde a chi aveva chiesto una nuova governance basata sui risultati elettorali alle recenti regionali, risultati che non ci sono stati? Non è che i risultati non ci sono stati, noi abbiamo affrontato le elezioni regionali e le elezioni europee nello stesso giorno. Forza Italia non è andata male, su scala nazionale siamo stati la 6ª regione in tutta Italia come risultato su 20 regioni, quindi siamo fra le prime in Italia, quindi il risultato complessivo di Forza Italia in Abruzzo è stato eccellente. Abbiamo perso le elezioni regionali, ma le elezioni regionali, lo rammento ancora una volta, sono, come dire, il bilancio finale di un, come dire, di un governo che è durato 5 anni e mezzo, in cui Forza Italia non esisteva, esisteva il PDL con i suoi dirigenti politici, io non c'ero, ce n'erano altri, e purtroppo è andata male, perché oggi si sconta anche purtroppo che chi governa purtroppo viene penalizzato, soprattutto in un momento di crisi fra terremoto, sanità commissariata, crisi economica e congiunturale unica, è chiaro che era difficile vincere, tant'è vero che abbiamo perso in tutta Italia. In questo momento lei pensi che l'unico presidente di regione di centrodestra è in Campania, abbiamo 19 regioni a guida centrosinistra e una soltanto a guida centrodestra. Quindi rispondo a chi ha affermato queste cose, che era completamente fuori strada. Ecco, a proposito, i rapporti con la corrente di Di Stefano quali sono? Ma
io non ho problemi con nessuno, io sono stato scelto dal Presidente Berlusconi, per me esiste un solo partito, un solo movimento politico, le correnti non esistono. Il Comune di Roccaraso torna a distanza di anni ad ospitare Neve Azzurra, Sindaco Francesco Di Donato, un appuntamento di rilievo per fare così il punto della situazione a livello politico. Sicuramente è un momento importante, l'apertura dell'anno politico in un periodo successivo alle feste di Natale, quindi importante. Questo appuntamento si svolge qui a Roccaraso per noi è un motivo sicuramente di orgoglio e porta il nome di Roccaraso in tutta Italia e questo è l'obiettivo che l'amministrazione sta seguendo. Nazario Pagano, che diamo qui un applauso a presentarci questa bella edizione di Neve Azzurra. Grazie particolare al Sindaco di Roccaraso che ci ha appena portato il suo saluto e la sua amministrazione comunale, nonché agli amici amministratori di Forza Italia dell'Alto Sangro, della Valle Peligna, e tanti consiglieri comunali e assessori, sindaci che ci hanno dato una mano in questi giorni, che ci hanno aiutato nella complessa organizzazione di questo evento. Ma un grazie particolare, consentitemelo, lo dico con affetto, non per far torto a nessuno, ma un grazie particolare mi sento di doverlo dare o comunque fare avere al mio vicepresidente Luigi Lacinta, che qui alzati un attimo perché è stato al mio fianco in questa fase, consigliere comunale di Sulmona, che è stato davvero il mio instancabile collaboratore in questi giorni, e mi sento, citando lui, di ringraziare anche gli altri amici come Vincenzo Uzzeo, Adelio Di Natale, gli altri che sono stati in questi giorni al mio fianco per organizzare questa bella manifestazione. Voglio a questo punto anche ringraziare e poi dopo chiedere di venire qui anche la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Antonella Di Nino. Per noi rilanciare Neve Azzurra Roccaraso, e devo dire che non è stata una cosa semplice, rappresenta una sfida importante. L'intuizione di portare su queste montagne abruzzesi la festa sulla neve di Forza Italia si deve all'allora coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Sabatino Arancu, al quale chiedo di tributare un applauso perché con lui. Ringrazio tra l'altro Sabatino per la collaborazione di consigli che mi ha offerto in questi giorni in cui ci siamo sentiti, anzi io mi auguro che lui possa venire, era impegnato a Roma per la federazione sportiva che presiede, ma io spero e penso che sarà qui fra noi. Egli appunto riuscì a rendere questo meeting un appuntamento nazionale di confronto sui temi politici più attuali e sulle prospettive riguardanti in particolar modo il nostro movimento politico. Io, ecco, molto umilmente mi auguro che questa edizione, oggi come allora, dopo alcuni anni di assenza, possa rappresentare nuovamente un appuntamento importante di riflessione e di approfondimento politico in Italia in un momento storico particolarmente delicato per il futuro del nostro popolo, in particolare per il futuro delle nostre nuove generazioni. Mi auguro inoltre che, vista l'attenzione dei media nazionali, giusto che voi sappiate che qui ad Roccaraso sono presenti tutti i network nazionali, Rai, Mediaset, La 7, Sky TG24, nonché la stampa nazionale, questo ovviamente mi rende orgoglioso perché siamo stati capaci di attrarre l'attenzione di tutti i media nazionali, l'Abruzzo appunto mi auguro che possa avere un'importante vetrina, anche per promuovere, come diceva poco fa il sindaco di Roccaraso, promuovere e valorizzare le proprie bellezze naturali e in particolare queste meravigliose località turistico-invernali dell'Alto Sangro. Mi riferisco naturalmente non solo a Roccaraso ma anche a Divisondo, a Pesco Costanzo e le altre località limitrofe. Vedete, quando sono stato scelto dal Presidente Berlusconi per ricoprire questo ruolo sapevo che la sfida non era facile. Centrodestra e Forza Italia vivono una fase di riorganizzazione e di ricerca di nuovi obiettivi che, sia chiaro, hanno sempre alla base i valori in cui crediamo. E colgo l'occasione naturalmente per lanciare anche qui da Roccaraso, da questa platea, da questa festa di Neve Azzurra di Forza Italia, di lanciare un messaggio verso le persone che hanno perso la vita a causa di questi killer
infami estremisti, delle famiglie che ti sono vicine, il massimo della solidarietà, ma sono vicine anche a quelle persone che in queste ore, in questi momenti, in questi minuti sono in ostaggio degli stessi due killer che hanno ammazzato quelle persone e che purtroppo fra i 5 ostaggi detengono anche in ostaggio una bimba, pensate, di soltanto sei mesi di vita. Ecco, noi pensiamo che da qui, e vi chiedo un applauso per queste persone, sperando che possano salvarsi e che nulla possa accadere. Presenti in sala tra gli altri i senatori Gasparri, Pelino e Razzi, amministratori locali e consiglieri regionali. Il primo dibattito è stato incentrato sulla ricostruzione post-sisma in Abruzzo. A fornire i dati è stato il vice sindaco di Goriano Sicoli, Sandro Ciacchi, che in merito alla ricostruzione privata ha reso noto che ora è stata pubblicata la delibera CIPE che attribuisce risorse sia ai comuni del cratere che a quelli fuori cratere. Siamo però di fronte, ha sottolineato Ciacchi, a risorse scarsissime, con una ricostruzione lenta. Berlusconi, quando disse dopo il terremoto che ci sarebbero voluti 20 anni, è stato profeta ed ottimista, se si considera che dopo 6 anni in molti comuni la ricostruzione è ancora parte. Quello che dobbiamo contestare, ha aggiunto, è l'esiguità delle risorse private. Volevo comunicare a tutti che per quanto riguarda la ricostruzione privata è stata pubblicata finalmente la delibera CIPE del 1 agosto che attribuiva risorse che dovevano servire per la ricostruzione privata del mese di luglio ed agosto ed è stata pubblicata soltanto adesso. Questo vi lascia capire come si muove in questo momento il governo nazionale, con quale attenzione si rivolge al nostro territorio, al problema del terremoto. Le risorse messe a disposizione sono nuovamente scarsissime. Noi sappiamo che la ricostruzione dell'intero territorio aquilano, compreso i comuni fuori cratere, è di circa 20 miliardi di euro. Insieme a Ciacchi, a parlare di ricostruzione, anche altri amministratori locali. Il Partito Nazionale ha voluto che si parlasse di ricostruzione. Ricostruzione perché Berlusconi, con 4 miliardi di euro messi in cassa, ha garantito, quando c'era l'emergenza, che tutto si risolvesse e andasse per il verso giusto. Ci dispiace che spesso viene strumentalizzato anche il minimo evento negativo che si verifica, che non dipende dalla politica. Oggi quindi con gli amministratori locali del nostro territorio, quindi dell'ambito aquilano, anche dei 55 comuni del cratere, vogliamo fare il punto anche su questa situazione e capire le cose buone che hanno funzionato e le cose che invece oggi non stanno funzionando, anche per demeriti soprattutto dell'amministrazione comunale dell'Aquila. A seguire c'è stato il dibattito politico sul tema Forza Italia, partito o movimento? Questa è una discussione in questo momento molto attuale all'interno del nostro movimento politico. Bisogna capire se Forza Italia continua ad essere un movimento politico, non un partito strutturato secondo schemi tradizionali come lo ha sempre desiderato Forza Italia. A mio giudizio, e credo che quello che verrà fuori da questo dibattito, è che Forza Italia è una creatura di Silvio Berlusconi e che esiste in quanto esiste Silvio Berlusconi perché Berlusconi l'ha voluta così. Quindi chi pensa che Forza Italia possa geneticamente modificarsi in un partito tradizionale con i suoi schemi, i suoi riti antichi, le sue tessere, i congressi secondo schemi antichi, penso che abbia sbagliato. Berlusconi ha altro in mente e soprattutto vuole che sia un partito più moderno, più snello. Credo che di questo si discuterà e io la penso come Berlusconi. Per noi è un momento importante di confronto, di dibattito, di scambio di vedute e soprattutto di riprogrammazione di alcune azioni da mettere in campo per ritornare in vetta. Questo è il nostro motto, ritornare in vetta, perché il centrodestra sa amministrare, ha saputo amministrare e vogliamo rivendicare anche questi meriti che spesso ci vengono scippati da una sinistra forse anche meno capace di noi. Da Neve Azzurra a Roccaraso parte così la stagione politica del nuovo anno, che sarà incentrata, tra le altre questioni, sulla legge elettorale e sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Dopo quello che è accaduto in Francia,
fiducia, qual è la sua opinione e quali dovranno essere le misure da adottare? La mia opinione è che dalla Nigeria di Boko Haram ai talebani, al fondamentalismo che in Pakistan ha attentato a una scuola, allo Stato islamico, ai fondamentalisti che in Libia hanno costituito un califfato, ai tagliatori di teste dell'Algeria, come vede lo scenario parte dalla Nigeria e finisce nel cuore dell'Asia, c'è un'offensiva contro l'Occidente, di cui questi signori che hanno ucciso a Parigi sono dei terminali, sono delle avanguardie, difatti poi gente che va avanti e indietro, che è stata in Siria, ha combattuto lì, che abbiano un documento di identità francese o siano nati a Parigi, è un aggravante perché vuol dire che sono infiltrati nei nostri paesi, che sono casomai figli di immigrati, che sono nati e cresciuti in paesi che praticano la democrazia, che hanno loro concesso una serie di diritti, perché la nostra democrazia è molto più avanzata sicuramente di quella praticata in tanti stati. Quindi di fronte a questa realtà l'Occidente non può chiudere gli occhi, va soppresso lo Stato islamico, che deve cessare di esistere, non può uno Stato sgozzare la gente, bisogna porre fine all'operatività di Boko Haram in Nigeria, che sequestra, stupra le donne. L'altro ieri hanno ucciso 2000 persone in un giorno in un villaggio, siamo in una guerra, non è che c'è da un lato un mondo fondamentalista con il mondo islamico che nella migliore delle ipotesi sta zitto e invece dall'altro lato le vittime della guerra che sorridono e fanno interviste alla televisione, molto interessanti ma poco efficaci. Senta, Forza Italia, partito o movimento, come si evolverà questo dibattito? Sicuramente ci deve essere apertura ai cittadini, la formula dei club, una formula molto flessibile, credo che si debba mantenere, però facendo iscrivere la gente, facendola avvicinare alla politica, cercando un modo di impegno quotidiano nella politica. Forza Italia è nata come un movimento diverso da partiti classici e tradizionali, deve continuare a mantenere una sua originalità, evocare, suscitare, rafforzare un senso di appartenenza, ma lasciando molta flessibilità nell'organizzazione, lasciando agli appartenenti anche la decisione su che cosa fare, se un club è tematico, se un club è territoriale, se un club si organizza solo per una certa iniziativa. Credo che noi dobbiamo favorire insomma un vincolo più stretto, ma con una flessibilità e pluralità di motivazioni, senza dimenticarci che poi va comunque presidiato il territorio comune per comune, perché poi le forze politiche devono esserci tra la gente e quindi c'è molto lavoro da fare. Senta, Napolitano ha annunciato che si dimetterà, quindi come ci si dovrà regolare per il nuovo Presidente della Repubblica secondo lei? Io credo che si dovrebbe scegliere una persona del fronte moderato, perché abbiamo già la sinistra che, non avendo il 100% dei consensi, ha il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, il Presidente della Corte Costituzionale, l'allenatore non lo so di quale squadra di calcio, tutto loro. Io credo che dovrebbero scegliere loro, che sono più elettori in Parlamento, perché quando si voterà saremo più di 1000, la sinistra ne ha più di noi, ma non è autosufficiente, scelgano loro quello più gradito tra i nostri potenziali candidati. Senta, per concludere velocemente, perché sta iniziando, in ultimo parliamo di questa manifestazione Neve Azzurra che torna a distanza di anni, lei anni fa fu proprio ospite di questa manifestazione, come ha ritrovato questa cittadina e questo territorio? È una ripartenza, Forza Italia deve riprendere anche le tradizioni, rinnovare questo incontro all'inizio dell'anno è un fatto positivo, noi dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento a un confronto politico elettorale, più iniziative si fanno meglio è, io partecipo a tutte per dare l'esempio, per stimolare e anche per incontrare quadri, militanti ed elettori.